Liverpool passato e presente. Io ho mezzo dei problemi con Liverpool passato e presente. Ah, innanzitutto mettiamo Klopp come allenatore, così non se lo scordiamo, poi dopo gli cambiamo il coso. Allora, in porta abbiamo due opzioni. Abbiamo Dude e Callison da mettere come options. Io metterei Allison, però lo posso appoggiare, vediamo. Dudek lo appoggio qui. Mamma mia, Dudek, che merda. È proprio una merda lui, raga. È peggio di Allison, zio cane, su FIFA, zio porco. Allora, terzino destro, Pefò, Trent, senza girasse troppo intorno, Arnold, per forza. Difesa. Ragazzi, dovete ringraziare Zaleski. Dovete ringraziare Zale, che mi ha mandato un messaggio su Instagram. Mi ha minacciato, mi ha detto che devo mettere Dudek perché è polacco. Mettiamo Dudek, mi dispiace. Van Dijk. Cioè, il Liverpool non ha icon difensive. Raga, mi sa che tocca mettere qui un coglione. Per importanza, bisognerebbe mettere Matip. È pure vero che... Ma posso mettere Matip? Se mette subito Joe Gomez 93. E qui andiamo dei rating, sì. Terzino sinistro Robertson, raga. E GG. Ragazzi, dite Konaté. Io Konaté lo metterei solo per questo. Ragazzi. Cioè, ma guarda come sta impicciato. Dai, dai, a giocò. Vattene a fanculo, entra dentro Konaté, il mio uomo. Vai, Konaté. Poi, partiamo da un 4-4-2, poi vediamo se va bene. Allora, qui a destra, per forza, Mohamed. Sarà. Passato. Arriva il passato, perché qui ci deve essere assolutamente il capitano. Steven Gerrard. Avete letto che Gerrard ha chiamato Suarez all'Aston Villa? Ah, regà, carriera dell'Aston Villa dello Zanone l'anno scorso. Suarez a parametro zero. Io l'ho preso. Vediamo se succede pure nella realtà, sì. A centrocampo qua vicino ci possiamo mettere Jordan Henderson, che secondo me è quello più sensato. Xabi Alonso, Zano Mazzarri, true. Allora, esterno sinistro, la guerra è una, regà. Allora, o mettiamo Barnes o mettiamo Sadio. Dovremmo mettere Barnes in teoria. 10 anni al Liverpool, 400 presenze, 108 gol. Allora, Suarez per... l'ho già usato fortunatamente nel Barcellona, quindi eviterò di metterlo qua a Liverpool. Però per me Suarez al Liverpool è stato veramente il più forte di tutti. Cioè, tipo, il prime della sua carriera per me non è stato a Barcellona, ma è stato a Liverpool. Era troppo, troppo, troppo bello da vedere. Quindi almeno possiamo levarselo dalle palle. Al Liverpool sì, era un fenomeno e giocava da solo, letteralmente, zio cane, frate. Ah no, è vero, c'era... Mamma mia, che fine che ha fatto, zì. Daniel Sturridge, zì. È finito in Serie B inglese. Ma non è che c'è su FIFA, fammo vedere. Mamma mia, ragazzi. Ma dove gioca? Ma che è? Ma dove sta? In Australia? Che è Aus? Che è Aus? Austria? Madò, che merda! Porco due poraccio, raga, che schifo! Ma era forte, oh, ma è pure giovane! Cioè, alla fine c'ha 30 anni... 32, 33, vabbè. Allora, qui do... Ah, raga, scegliamo... Allora, aspetta. Io innanzitutto uno dei due attaccanti, raga, per me, Kenny Dalglish. Uno dei due attaccanti per me è Kenny. Sir Kenny Dalglish va messo, punto. Se vogliamo fare una roba più utilizzabile e simpatica da vedere per FIFA, la mia coppia d'attacco sarebbe Kenny Dalglish e Fernando Torres. Perché se no dovremmo mettere Rush. Che si è fatto porco due in totale 15 anni al Liverpool. Per forza, con 350 go. O Michael Owen, che si è fatto 8 anni al Liverpool. Il Nigno. Il Nigno invece al Liverpool si è fatto 4 anni con 142 presenze e 81 go. Poi toccherebbe a mettere Barnes. Qua ci abbiamo, in realtà ci abbiamo molto presente. Quindi effettivamente qui andrebbero bene due icon. Quindi Barnes si potrebbe mettere. Ci abbiamo molto presente. Qui potremmo mettere Barnes e ovviamente un'altra icon da mettere qui. E poi mettiamo in panchina Sadio Main. Ah, raga, Rush c'ha 350 go. Owen, pallone d'oro. Preferisco non contarlo il pallone d'oro di Owen. Per me mettiamo Rush. Qua mettiamo Barnes. Secondo me a più corretta è questa, sì. Allison o Kit in panca. Ovviamente in panchina bisogna fa... Sadio Mane, the best player in the world. Every player was boss.
And the one that I'm mentioning now, Sadio Mane. I said it last time I was on it, he's the best football player in the world. In the world? I don't know why people... Why he's laughing for? What, Chris, why are you laughing for? Why are you laughing for? I'm being serious. L'accento di Liverpool, raga, incredibile. Quindi Sadio Mané va messo qui, ragazzi. Sembra Veneto, ma guarda che ne stavamo a parlare prima. Liverpool è tipo il Veneto dell'Inghilterra, sì. Filippo e Coutinho in panchina, tanta roba. Mo, 94. Due pappini. Vabbè, poi magari lo compriamo se c'ho voglia, dipende. Origi, oh, vero! Peffò! Diaz, secondo me, va messo sì, perché è veramente best player in the world. Madonna, raga, ma mo non ne stiamo a pensare, ma secondo voi il prossimo anno a Luis Diaz quanto gli danno de overall iniziale? Secondo me c'avrà tipo, sarà tipo 85 rated e sarà un mostro, porco due. Secondo me se potrebbe fa una menzione d'onore e mette dentro Michael Owen. Famo così. Gomez lo metto in panca, se metti caso mi serve per sicurezza, però. Un Liverpool senza Borini non si può vedere. Porco due, se c'hai ragione. Vabbè, il team è questo. Ci vediamo l'anno prossimo a Diaz. Dai, che piartoz. Leva Coutinho, metti Aquilani in panca. Mo' pure Balotelli. Pio Super Mario Balotelli. Karius. Shaqiri. Mamma mia, 309.000 crediti. 310.000 crediti. Steven Gerrard. Siumico. No. Oh! Niente, mi ha levato pure quelli che avevo già messo. Perché. Mamma, che gioco di merda. Porco due. Oh. Raga, come si cerca su YouTube? Stetì, come si chiamava quel sito coi tasti? Sound Bottom. Mi sa che è questo, sì. Se inserisci il codice paguro, riceverai un cazzo culo, porco Dio! Vabbè. Famo finta di niente. Perfetto, grazie Albe. 4-4-2. Dagli Schrash, Gerard e Jordan Henderson li mettiamo qua. Salah, Barnes, ok. Bono così. Allora, numeri de maglia. Vabbè, a parte, ok, Gerard sti cazzi poi. 66, Arnold 66. Virgilio 4. Barnes 10. E Rush 9. Preci, Dudecker 12. Mané diventa il sostituto con il numero pazzo. Mané 69. Vai, a posto, andiamo a provarla. Regà, le squadre che andiamo a affrontare adesso sono ciotte, eh. Oh, bella però la maglia del Liverpool, frate, mi piace. Io Dalglish non l'ho ancora provato, sono curioso. Vai Rush. Mamma mia, penso di essere l'unica persona sulla faccia della terra a aver provato Rush su FIFA quest'anno, sì. Rush. Rush! È folle! Ma chi c'ha in porta, regà? C'ha la sedia Siumi, cazzi! Fuori gioco. Scusate, no. Oh, basta sto Aozza che gli hanno dato 60.000 di fisico da quando... Ragazzi, Aozza è diventato il giocatore più forte del gioco. No, raga, l'ha spostato e ma pure parata. What? Insomma, gli fai un tiro da 2 cm sotto al 7, se butta con un'agilità suprema. Tiro a 1 all'ora da fuori aria, se butta. Bravo! Ian! Rush! Doppietta! Vai, Barnes! Barnes va levato, sì. È Mancino? Lo sai che cos'altro è Mancino? La panchina. Alla fine, sì, comunque ha giocato un tempo, dai, oh. Metti Sadio Mane! Finalmente un esterno, sì! Non me devi toccare! Yeah! Beccatelo! Sadio Mané! Best player in the world! Ma poi come fa a parare queste? Scusa! Non gli para un cazzo! Poi gli para queste!
Mamma mia, ragazzi! Ian Rush, tripletta! Lo sapevo che gli ha ridava. Tripletta da Ozza. Olè! Godo. Bello, Chicco. Vabbè, oh, prima partita, onestamente, posso dire? Fa schifo la squadra. Cioè, è veramente tragica, sì. Tipo mezza inutilizzabile. Mo tocca pregare vince altre due partite, boys. Mamma mia. SSC Napoli 1926. Oh, Varane. Barz fa così schifo. Mamma mia, frate. Barz è veramente brutto, ma brutto. Tranquilli, ragazzi. Succede a tutti. Iron Team. Vai, regà. Questa va vinta contro il francese, sì. Vai, Barnes. Kenny! Olè, ovviamente, Manuel Neuer contro. Il mostro. Porco Dio. Il mio Neuer non ha parato un tiro in Weekend League. Uno che dici uno. Ma pezzo di una grande merda. Vai, vola, vola, Barnes. Barnes! Che golletto de Barnes! Porco due, do la messa, quello da rivedere dopo, eh. Dudek! Mamma mia, ragazzi, meno male che c'è il gigante d'attacco con Adelli davanti. Ragazzi, questo gioco mi dà proprio, mi tocca una cosa qui nella vena, Cristo. Sì! Ma Dalglish fa vomitare! La sigaretta. Guarda Barnes. Guarda Barnes che fa doppietta, sì. Doppietta di Gigio Barnes, sì. Oh, Dalglish! Lo sai che fai? Mo vedi sto secondo tempo, Dalglish, che fine che fai? Dentro Michael Owen. Fuori Rush, dentro Divock Origi. Vai, Michael Owen, facci vedere. Michael Owen con 2, raga. Michael Owen. Così se gioca a FIFA, sì. I cambi ancora De Faina, sì. Barz è un po' scisto secondo sta partita. Sta giocando troppo bene. Ragazzi miei, chi vuol fare un gol del genere con Barnes? Ma manco di CPHD ha fatto così bello con Barnes, sì. No, Dudek, te sei fatto, bugera. Guarda, ma te immagini vince l'Inter, davvero? Salame, stai proprio sul cazzo, frate. A me sta carta, io non lo so come fa a costare 2,5 milioni, frate. Mamma mia, Virgilio! Mohamed, il più forte giocatore di FIFA, Salah. Let's go. Michael Owen, 6-1. Ragazzi miei, un altro quit al 90esimo. No, i replay. No, regà. Ho capito la clip, però me lo del culo perché volevo rivedere la ravvicinata. Bellissimo, frate. Questo qua è probabilmente uno dei gol più fighi fatti quest'anno, eh. Allora, last game, regà, let's go. Bravo Dudek. Raga, Dudek de testa. Mazza cazione. Che te lo dica fa? Ce pensa lui, Mohamed Salah. Mortacci tua, mortacci. No, il passaggio. Dai, che culo. Cane zio, cane. Mamma mia, un gol più sculato di questo io non ho mai visto, zio. Cerchiamo di portarsi a casa, zio porco. No, Barz è ritornato il pippone di sempre, si era buggato prima. No, Barz, raga, si è rimpippito davvero, va uno all'ora, va. Kenny! Dalglish! Con la decori! Aggia... Ma... No, raga, dai, Gelson Martins pure che mi tira di sinistro così, no. Fammi mangiare subito un po' di fragole con la panna. Rush! Rush! Gran gol! Stiamo riuscendo a far segnare Rush, raga.
Mohamed Salah, Madonna Barz, ragazzi. Oh, Barz, sì. Tosto, mi sto a divertire. No, Salah, porco demonio. Mamma mia, che go, che gli ho regalato. Porco demonio, è finito. Vinicius, piedi a X. Piedi a X, il mio uomo. No, raga, ma stanno tutti in anticipo. A squadra mia si è riaddormentata, zio porco, dobbiamo piare 3-3. Dobbiamo piare 3-3, raga, andata. Un altro gol di ribattuta. Un altro gran gol di ribattuta, che bello, quanto mi diverto a prendere solo gol di ribattuta. È già il secondo che mi fa questo tizio, vero? Certo. Mi servono due cambi. Entra Mané, entra Roberto Firmino al posto di Jordan Henderson, tocca essere più offensivi. Entra Michael Owen al posto di Rush. Tocca a vincere, raga, se non mi triggero. Kenny Dalglish. Mamma mia, comunque quel Varane che corre quanto coso, raga. Mamma mia, no sense. Bobby, il gioielliere. Vaffanculo, va. GG. Oh, siamo riusciti a vincere tutte e tre, sì. La gente vedono comunque quante persone hanno cliccato, perché quello è un link mio, vedi, è un link... Garrincia Prime Moments con pacco coi crediti. A cazzo. Ma porco zio, che culo. Completamente random, frate. Ma sai che me sa che me lo tengo? Non l'ho ancora usato, Garrincia. Vabbè. Raga, questo è stato il premio per aver giocato con sta squadra del Liverpool, zio cane. Raga, mo va bene tutto, ma stiamo al 19 de maggio. FIFA ha rotto il cazzo, perché ha rotto il cazzo. E ci sto io che faccio ancora il contenuto giocando con Ian Rush. Cioè, anzi, se non mi merito una stretta di mano, una pacca sulla spalla, qualcosa, cioè, me lo devo meritare. Vabbè, GG, ragazzi, sono molto contento. Contenuto fatto, sta squadra era inutilizzabile. Non so manco come ho fatto a vincere 3 partite di fila, regà. Non me lo chiedete minimamente. Rivendiamo tutti prima che sia troppo tardi. Però, regà, te posso dire, il video secondo me è uscito una hit. E se siamo pure divertiti.